Buonasera, benvenuti a questa puntata di Prato Diretta Sera. Stasera affronteremo un tema che di sicuro a livello nazionale se ne sta parlando molto in questi giorni, ma anche a livello locale ci sono le ricadute ed è il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Il 2016 è un anno record per gli sbarchi, purtroppo è anche un anno record per le tragedie, mai come quest'anno c'erano stati così tanti morti fra le persone che attraversano il Mediterraneo cercando di trovare una vita migliore. Ecco, questo tema ha ricadute anche su Prato, sulla provincia di Prato, perché proprio in questi giorni, i giorni scorsi, c'è stato un po' di tensione tra la prefettura e le amministrazioni comunali del territorio sull'annunciato arrivo di ulteriori richiedenti asilo che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti. Al momento, fra Prato e provincia, i dati sono stati resi noti questa mattina durante una commissione in comune: sono 750 fra i richiedenti asilo ricoverati nelle strutture gestite dalla prefettura e fra quelli della rete SPRAR. Ecco, qui ne parleremo stasera con il vice sindaco di Prato, Simone Faggi, che è anche titolare Buonasera. della delega all'integrazione e all'immigrazione, e con il sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini, Buonasera. è il secondo comune della provincia, anche se, diciamo, poi lo vedremo, come numero di ospiti rispetto a Prato ce ne sono molti meno. Intanto però guardiamo nel servizio di Eleonora Barbieri quello che è successo lunedì in prefettura e cosa ha detto anche il sindaco di Prato, che ricordiamolo è anche il delegato ANCI, quindi di tutti i comuni d'Italia, proprio sui temi dell'immigrazione. La tensione tra prefetture e comuni della provincia pratese sul sistema d'accoglienza non ferma l'arrivo di nuovi profughi. Entro domani ne arriveranno altri 18 che andranno ad aggiungersi ai 730 già presenti su tutto il territorio. Sistemarli adeguatamente è un problema non da poco perché le strutture attive sono al gran completo. La scorsa settimana la prefettura ha pubblicato un nuovo bando per la ricerca di immobili da adibire all'accoglienza di migranti. Ma nell'attesa, questo pomeriggio, durante il vertice in prefettura, il prefetto Simonetti ha chiesto ai sette sindaci di indicare spazi vuoti che aiutino a tamponare l'emergenza. Una richiesta che appesantisce ulteriormente la tensione tra istituzioni, esplosa alla riunione di oggi. I sindaci hanno chiesto il rispetto della circolare del ministro Alfano che escluderebbe dall'accoglienza i comuni che hanno aderito alla rete SPRAR. A Prato, eccetto Cantagallo, tutte le amministrazioni comunali fanno parte di questo particolare sistema di protezione migranti. Di conseguenza, tutti, in teoria, avrebbero diritto a interrompere l'accoglienza. In realtà, il testo della circolare non è molto chiaro e non spiega come debba essere interpretato il termine progressivamente riferito alla sua applicazione. Toccherà a una seconda circolare chiarire meglio cosa intenda la prima e i parametri di riferimento da applicare per stabilire se e quando un territorio ha esaurito la sua capacità d'accoglienza. La prefettura ha fatto presente che si atterrà a questo documento per impostare la sistemazione di nuovi eventuali arrivi. Intanto cerca posto ai 18 che arriveranno nelle prossime ore. Il comune di Prato però non si arrende. Il sindaco Matteo Bifoni ha scritto una lettera congiunta con il suo collega di Firenze, Dario Nardella, alla prefettura di Firenze, che ha il coordinamento regionale per la gestione dei richiedenti asilo. Chiederemo ai prefetti, compreso in particolare quello di Firenze, deve riorganizzare la distribuzione, che si parta da quei 70 comuni, 65-70 comuni che in questo momento non hanno presenze sul territorio, così come chiederemo che a livello nazionale ci sia un riparto su regioni che riporti anche le regioni in questo momento sono sotto livello, ce ne sono sia governate a centro-destra che governate a centro-sinistra, a livello esattamente come è la Toscana, cioè a quella ripartizione che il Ministero nel luglio 2014 definì. Ecco, Faggi, si può intanto spiegare cos'è questo SPRAR e qual è la differenza tra i profughi che sono ospitati nei CAS, se non sbaglio, sono i centri di Accoglienza accoglienza straordinaria. straordinaria. E qual è la differenza e cos'è che chiedete voi comuni, questa famosa direttiva di Alfano? Allora, il sistema SPRAR è il sistema d'accoglienza ordinaria dei richiedenti asilo e dei riconosciuti, che opera sul territorio nazionale dal 2001 e che vede impegnate le amministrazioni del territorio pratese quasi tutte dal 2006. Quindi questo vuol dire che nel nostro territorio c'è ormai una decennale esperienza di accoglienza, di
che abbiamo chiesto con forza politicamente e che è stato ratificato l'11 di ottobre dalla circolare Alfano è il rispetto di quei territori che da tempo, da anni si stanno impegnando nell'accoglienza, chiedendo che analogo sforzo venga fatto da quelle amministrazioni che in questo momento non hanno adempiuto a tale obbligo. Non è questo un tema strettamente politico, l'impegno dell'amministrazione è un impegno di responsabilità istituzionale, di risoluzione di un problema nazionale che ha radici profonde e che che montano sopra la testa delle amministrazioni. Tra l'altro ricordando che il comune che non accoglie non è che risolve il problema, perché questo significa che il comune accanto ne accoglie il doppio. Quindi con un senso di deresponsabilizzazione istituzionale che noi non possiamo accettare. La circolare dell'11 ottobre ribadisce questo aspetto. Io vorrei, se posso, segnalare due cose. Il primo, il grande accordo interistituzionale che ha negli ultimi due anni caratterizzato l'azione di accoglienza sul nostro territorio, quindi il lavoro di coordinamento e di attenzione della prefettura, ma anche la forte sinergia con le altre amministrazioni del nostro territorio, oltre al Comune di Prato, che ci ha visto sempre impegnati e collaborativi, indipendentemente dal numero in più o dal numero in meno. Quindi da questo punto di vista si può dire che l'amministrazione di Prato, le amministrazioni del territorio pratese, sono un esempio virtuoso di accoglienza. Ecco, quindi però mi sembra di capire, si tratta di privilegiare l'accoglienza organizzata rispetto all'accoglienza d'emergenza, anche perché quella d'emergenza rischia poi di scompaginare un pochino il già presente. Ecco, Lorenzini, ora a Montemurlo sicuramente la situazione rispetto a Prato è meno gravosa, però ad esempio ricordo quest'estate quando si parlava si erano già stati fatti anche dei sopralluoghi di utilizzare un capannone per ospitare appunto in emergenza i nuovi arrivi. Lei sul fatto ebbe una posizione abbastanza dura e rigida. La posizione che ha avuto il Comune di Montemurlo è una posizione lineare, perché noi siamo sempre stati accoglienti e non poniamo una questione di numero, certo a tutto c'è un limite, poniamo una questione di dignità. Non era dignitoso ammassare 33 persone in un capannone con delle brandine e via. Il nostro regolamento edilizio urbanistico non prevede che si possa dormire negli stanzioni, c'è una questione di coerenza. Non è che il giorno prima andiamo a sequestrare le imprese cinesi perché si dorme negli stanzioni e il giorno dopo possiamo accettare che si dorma negli stanzioni per altri motivi. Naturalmente credo che il problema è questo dal punto di vista. Noi dovremmo lavorare per cercare in qualche modo di meno di emergenza, un po' più di organizzazione, un po' più di ordinario. Il tema dell'immigrazione è un tema spinoso. Il mio è un comune storicamente da 2.000 abitanti è diventato 19.000, quindi rappresentato. Sappiamo bene cosa vuol dire l'immigrazione, cosa vuol dire anche l'integrazione. Esempio, qualche giorno fa, all'inizio dell'anno scolastico, noi abbiamo accolto 25 bambini che provenivano dal Comune di Prato perché non avevano disponibilità sulle scuole, li abbiamo adottati, diciamo, presi nelle nostre scuole, dalle elementari alle medie, perché noi crediamo che la scuola sia un elemento fondamentale per l'integrazione. 25 bambini stranieri. Stranieri, sì, cioè, no, stragrande maggioranza sono tutti stranieri. Abbiamo fatto, quindi la disponibilità c'è. Noi cioè, pensiamo e vogliamo che l'integrazione venga fatta anche con le regole, favorendo processi integrativi, e questo poi pone un problema anche di come si accolgano, di che cosa li facciamo fare e come poi cerchiamo di dargli anche una prospettiva. Questo magari lo vedremo più avanti. E al di là del capannone, Faggi, dalla prefettura usa un po' anche questa minaccia, tra virgolette, della tendopoli, che più volte è emersa. La posizione del Comune su questo mi sembra sia molto rigido. Però ecco, sembra che Comune e Prefettura su questo tema parlano un po' due lingue diverse. Cioè la Prefettura è ancora presa
dall'emergenza, ma anche dalle, diciamo, accogliamo tutto quello che arriva. Invece voi come comune fate allora, un po' di distinguo. Allora, guardi, noi pensiamo questo, noi pensiamo che il sistema d'accoglienza messo in piedi dalla Regione Toscana, 12.000 persone in questo momento, sia il sistema d'accoglienza più giusto e soprattutto più efficace per accogliere, che presuppone una distribuzione uniforme sul nostro territorio. Ci sono oltre 700 centri di accoglienza sul nostro territorio. Questo però presuppone un'accoglienza dignitosa e un'accoglienza sostenibile. Ecco perché diciamo no a centri di accoglienza improvvisati come le tendopoli, ecco perché diciamo no ad ulteriori numeri in arrivo sul nostro territorio, perché riteniamo che anche un'accoglienza diffusa abbia un limite fisiologico. Quello che il nostro sindaco ha esplicitato come rappresentante dell'ANCI regionale e il sindaco Nardella come sindaco di Firenze è stato molto chiaro. Primo punto, noi vogliamo che ci sia una ridistribuzione regionale adeguata fra tutti i territori regionali. In questo momento la Regione Toscana ha dato più di altri territori e questo non è gestibile. Si parla del gestibile. 12% in più di una non quota 13% teorica, in più e questo non è dal nostro punto di vista accettabile. Il secondo punto, anche laddove si arrivasse ad una, e questo siamo certi che avverrà nelle prossime settimane, a una ridistribuzione equa tra le regioni, nella ridistribuzione regionale noi diciamo che è necessario in questo caso impegnarsi, perché quei 50 comuni, quei 45 comuni, non so bene quanti, che non hanno accolto, devono accogliere e le prefetture competenti, non quella di Prato che ha fatto bene il suo lavoro, deve necessariamente impegnarsi perché questo avvenga. Questo è quello che noi diciamo. Fatte queste premesse, noi siamo sempre disponibili e accoglienti, come diceva il sindaco Lorenzini, ma consapevoli che questi numeri possono creare conflitti e quindi va fatta molta attenzione anche sui nostri territori. Sì, anche perché secondo un calcolo approssimativo fatto in questi giorni, proprio quello che prevede la direttiva Alfano, il territorio di Prato, comuni, dei 7 comuni di Prato, dovrebbe avere circa 600 ospiti, attualmente sono già 750, che in percentuale fanno una bella differenza. Se posso, le sue stime sono stime verosimili, che però ufficiose, che però ancora non hanno avuto. Ufficiose. Sì, non hanno avuto il timbro dell'ufficialità, perché quel 2,5% ogni 1000 che lei diceva, però ancora al momento non sono stati dati ufficiali. Comunque è qualcosa che dà un'idea di che la situazione attuale, Prato, in percentuale, ha già dato molto più di quello che dovrebbe. Ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, ci troviamo subito dopo con la seconda parte di Prato Diretta Sera. Buonasera, ben ritrovati, seconda parte di Prato Diretta Sera, stiamo parlando dell'emergenza profughi, lo stiamo facendo con il vice sindaco di Prato Simone Faggi e con il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini. Nella prima parte abbiamo focalizzato un po' l'attenzione sui numeri e anche su questo faccia a faccia, questa tensione che c'è stato fra comuni e prefettura negli ultimi giorni per l'arrivo di ulteriori profughi. Abbiamo detto, l'hanno detto i nostri due ospiti, accoglienza sì, ma che sia accoglienza dignitosa e soprattutto che sia un'accoglienza gestibile e sopportabile dal territorio. Perché il rischio poi è quello che si verifichino situazioni come quelle appunto che ci sono state nel recente passato, sia diciamo sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico, è inutile ripeterselo, quasi la metà degli spacciatori, soprattutto nigeriani, che vengono arrestati da polizia e da carabinieri, spacciatori di eroina, risultano essere o richiedenti asilo oppure usciti perché non gli è stato riconosciuto lo status di rifugiati, ma arrivati come richiedenti asilo. Così come invece sul versante della legalità ci sono state le inchieste della Procura sul caporalato che hanno coinvolto questa volta
come vittime, come sfruttati, un alto numero di profughi e di rifugiati che erano ospitati nelle strutture pratesi, però sono due campanelli d'allarme che fanno capire bene come l'accoglienza non sia solo un'accoglienza fine a se stessa, ma debba essere ben governata e ben gestita. Proprio per fare il punto, per capire cosa è successo in queste inchieste sul caporalato, guardiamo il servizio della collega Nadia Tarantino. Centinaia di braccianti agricoli a nero, giovani profughi africani arrivati in Italia con la speranza di una vita migliore e finiti a lavorare per 4 euro l'ora nelle vigne del Chianti, anche in quelle sembra di proprietà di Sting, che però era completamente all'oscuro di tutto. Sono 11 le misure di custodia cautelare eseguite all'alba di oggi dagli uomini della Digos e della Guardia di Finanza di Prato con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e della Polstrada. L'indagine è la seconda puntata di quella sul caporalato, conclusa lo scorso maggio con una dozzina di avvisi di garanzia e 30 perquisizioni tra Prato e il Chianti. In quella occasione finì in manetti un imprenditore pakistano, Tariq Sikander, ritenuto l'anello di congiunzione tra i lavoratori a nero, molti dei quali ospitati nella struttura di Santa Caterina, e le aziende vitivinicole. 5 le persone finite agli arresti domiciliari tra Firenze, Perugia e Modena, 3 imprenditori del vino, un investigatore privato e un faccendiere. Sequestrate diverse società, tutte riconducibili alla Coli S.P.A. di Tavernelle Val di Pesa, azienda vitivinicola con fatturati stellari. Coinvolti italiani e pakistani. Lo sviluppo dell'inchiesta da cui eravamo partiti a maggio con l'arresto del caporale si è arricchita di nuovi spunti grazie anche alla collaborazione dello stesso, grazie alla collaborazione anche di alcuni collaboratori che lavoravano presso l'azienda in questione, e ne è venuto fuori questo spaccato di questo impiego sistematico, organizzato, di questo lavoro a nero in condizione di sfruttamento. Le accuse mosse dai sostituti procuratori San Germano e Canovai sono associazione per delinquere finalizzata a una serie di reati, tra i quali l'intermediazione illecita nel reclutamento di cittadini stranieri, truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici, interramento di rifiuti speciali, false fatture. Sono emesse le fatture per operazioni inesistenti, con le quali poi peraltro veniva anche richiesto all'agenzia preposta al rimborso di quote importanti, e questo ha comportato anche la contestazione del delitto di truffa nelle erogazioni comunitarie. Tra le accuse anche la frode in esercizio del commercio, perché il vino Chianti che approdava sul mercato era in realtà prodotto, stando a quanto accertato, con uve pugliesi e siciliane in quantità superiore al massimo consentito dai disciplinari, come avrebbero confermato poi le analisi sul prodotto. Ecco, quindi c'è questo rischio grosso che questa massa di disperati, perché così si possono definire, siano soggetti. Tra l'altro, ecco Lorenzini, anche a Montemurlo avete trovato una situazione simile. Sì, avevamo trovato un'azienda dove, gestita da un imprenditore cinese, dove utilizzava questi ragazzi profughi che venivano dalla Pisa, da quelle zone lì, con la promessa di un posto di lavoro, e lavoravano in condizioni disperate. Io credo che qui si apra un problema che è legato soprattutto a come si accoglie, che cosa li facciamo fare e come li inseriamo. Capendo, noi amministratori siamo in prima linea su questo tema, perché oggi l'immigrazione sta avvenendo in una fase dove il lavoro non c'è, e questo poi scatena anche un sacco di contraddizioni e di problematiche molto ampie. Però non possiamo pensare di tenere le persone ferme lì in un appartamento per mesi e mesi senza che gli venga riconosciuto il diritto, diciamo, di asilo politico quando ci sono le condizioni, oppure rimpatrio, e nello stesso tempo senza fare niente. Questo credo sia deleterio. Anche perché stiamo parlando, nella stragrande maggioranza, almeno delle persone che sono ospitate a Prato, di giovani tra i 20 e i 30 anni, sì, al massimo, quindi diciamo è un'età anche abbastanza. Però ecco, Faggi, si è provato a fare su base volontaria, ci sono state una serie di esperimenti, certo, che sono partiti, però forse con la base volontaria non basta, servirebbe a livello proprio di governo che venisse regolamentato in maniera diversa, per non obbligare, ma insomma per far sì che queste persone abbiano la giornata occupata in qualche modo. Ma guardi, ora, senza avere pretese di trovare delle soluzioni davvero complesse, però credo che qui ci sia un errore di fondo,
cioè l'errore di fondo è quello di inserire tutte le persone che arrivano dal Nord Africa all'interno del sistema di protezione internazionale. Questo è l'errore di fondo, perché la protezione internazionale è una cosa seria, è un diritto sancito dalla Costituzione. Sono tutti inseriti nel percorso di richiesta di protezione internazionale perché è il sistema per garantire la permanenza a fronte di una situazione umanitaria evidente, che però in molti casi ha ben poco a che fare con la protezione internazionale. Anche perché, sono dati sempre di stamani, solo il 16% di quelli certo. riescono a ottenere poi quindi, effettivamente lo status. Allora, quindi questa situazione potrebbe essere gestita a livello europeo con situazioni davvero molto, molto gestibili, nel senso che appena arrivati il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo potrebbe consentire una redistribuzione nei 28 stati e poi ognuno all'interno dei 28 stati potrebbe o meno chiedere la protezione internazionale laddove ci sono i presupposti. Ma questo non avviene, quindi resta tutto sul groppone dell'Italia in questo momento. Però se noi continuiamo a inserire all'interno della protezione internazionale questo sistema, crea che cosa? Le attese a cui faceva riferimento il sindaco Lorenzini, cioè anni di attesa, un sistema che diventa sempre più burocratizzato e farraginoso e quindi attese di ragazzi di 20-25 anni che a livello nazionale ma anche sul nostro territorio diventano preda di cosa? Dell'economia malata, che non è necessariamente l'economia criminale, in pochi casi sparuti lo è anche, ma l'economia malata è quella rivolta ai caporali, al caporalato in agricoltura e in industria. Quindi finché noi ci ostiniamo a far passare dal sistema di protezione internazionale centinaia di migliaia di persone, veramente i territori saranno in grande difficoltà. Credo che sia l'ora di tornare a parlare anche del sistema d'uscita, dei percorsi di inclusione, ma laddove non sia possibile anche di percorsi dignitosi di ritorno dai territori di origine. Cosa che ora è quasi impossibile. Che in questo momento pare impossibile, però bisognerà iniziare a fare ragionamenti di questo tipo per coloro che in questo caso, se hanno iniziato legittimamente la protezione internazionale, non arrivano all'ottenimento della protezione stessa. Questo è decisivo e non è ed è rispettoso di ogni diritto, rispettoso della Convenzione di Ginevra, rispettoso di tutti. Se non iniziamo a fare questo tipo di percorsi, noi non andremo da nessuna parte. Ovviamente nel rispetto dei principi e dei diritti che sono parte costituente della nostra amministrazione e che noi vogliamo perseguire. Quindi le scene che abbiamo visto in certe zone d'Italia noi le consideriamo totalmente deprecabili. Ecco. E penso che le persone lì che hanno fatto quelle cose, per esempio in provincia di Ferrara, non dormiranno la notte se pensano davvero a quello che hanno fatto e come lo hanno fatto. Ecco, appunto l'ultima domanda, Faggi me l'ha già anticipata, a questo punto coinvolgiamo Lorenzini, situazioni come quelle di Goro, qui a Prato, a Montemurlo, al momento sembrano lontane, ma è davvero così o forse no. C'è una insofferenza latente fra la popolazione? Ma io lo dicevo prima, il tema oggi è un tema forte perché a livello europeo siamo l'unico paese che accoglie, giustamente non si può far morire nessuno in mare, l'Europa deve dare le sue responsabilità sul tema. Naturalmente noi siamo anche un paese accogliente, diceva all'inizio, il comune Montemurlo da 3.000 abitanti è diventato 19.000, la stessa Prato, è vero era immigrazione interna, ma oggi c'è anche l'immigrazione internazionale. Il problema è come si accoglie e come si integra all'interno delle scuole. Io credo che questo sia il grosso tema che dovremo affrontare, cioè accoglienti, ma nello stesso tempo anche cercare di far rispettare le regole, perché nel mio comune, ma penso nel comune di Prato, preoccupa più quelli che non sono stati accolti rispetto agli altri, perché quelli non sono stati accolti, poi i problemi tutti i giorni li stiamo perché vedendo. Perché spesso uno poi finisce per uscire dai programmi e entrare in clandestinità. Il problema è questo qui. A quel punto non può fare. Il problema grosso è un problema di sicurezza, un problema di dignità, è un problema di regole, perché l'accoglienza funziona se si rispetta le regole del paese dove siamo stati accolti. C'è una battuta,
ragazzo pakistano, un signore pakistano che ha avuto la cittadinanza italiana, noi l'abbiamo messo in circolazione un video dove ringraziava il paese che l'aveva accolto a Montemurlo, l'aveva superato negli anni di permanenza, ringraziava l'Italia e il paese l'aveva accolto perché gli aveva dato la dignità che nel suo paese non aveva. E ecco, anche la possibilità di sognare. Io credo che questi, di sognare, questi di sono sognare temi molto alti da questo punto di vista. L'immigrazione credo che sia un tema di oggi, se la gente non fugge, quelli che arrivano pochi dalla guerra, parecchi dalla fame, ma la fame è molto più pericolosa rispetto anche alla guerra. Quindi dovremmo fare anche politiche per creare le condizioni che in quei paesi la gente possa continuare a vivere decentemente. Faggia, già risposto prima, 10 secondi. Prato. No, io credo che a Prato l'attenzione sia massima, tutte le istituzioni hanno gli occhi aperti, le orecchie aperte ben dritte, il lavoro della Procura è un lavoro eccezionale, è una situazione complicata, difficile, nessuno vuole minimizzare le difficoltà che ci sono, però il territorio mette in campo tutti gli strumenti che ci sono per rendere questa accoglienza la meno conflittuale possibile. È evidente, chiudo, che alcuni problemi normativi ci sono, leggi che possono consentire l'applicazione più rigorosa di alcune commissioni di reati credo sia necessaria e laddove è necessario anche prevedere dei percorsi di rimpatrio forzato per coloro che commettono delitti più certi e più celeri. Sì, un po' quello che ha detto il sostituto procuratore San Germano recentemente in un convegno: accogliamo tutti, ben vengano tutti, chi sta alle regole, però chi non rispetta le regole deve essere certo preso e rimandato via, anche perché, diciamolo, il posto è prezioso e quindi forse è meglio che venga lasciato a chi ha tutte le intenzioni invece di rispettare le regole e di comportarsi bene. Io ringrazio i miei ospiti, il vice sindaco Buonasera. Di Prato, grazie Simone Faggi, e il sindaco di Montemurlo, Buonasera. Mauro Lorenzini. Appuntamento alla prossima settimana.